diciamo noi, diciamo noi, alla mafia diciamo noi. Adesso sono entrata in Parlamento, sono in Commissione Giustizia e in Commissione Parlamentare Antimafia, ho appena depositato una legge proprio sui testimoni e collaboratori di giustizia e l'ho fatto perché? Perché tutte le leggi che sono state fatte fino adesso erano buone, tutte buone, però c'era una cosa che non si teneva conto ed era quella che si attenzionava alla figura del testimone, del collaboratore, perché titolare del programma, ma sicuramente non metteva in evidenza le nostre famiglie. E io sto lottando per le famiglie dei testimoni, dei collaboratori che stanno vicino a noi, che soffrono quanto noi, che vengono sottovalutate, non vengono quasi mai menzionate. E sono quelli che pagano, prima di noi, un prezzo troppo alto. E tutto questo deve finire. Ora, ognuno di noi... Io non voglio neanche raccontare la mia storia, perché la storia dei testimoni, o bene o male, è tutto uguale. Chi ha denunciato una cosa, chi ne ha denunciato un'altra, chi come Frangiosi è stato infiltrato dallo Stato per una grossa partita di droga, però alla fine ci accomuna un'unica cosa, un'unica sofferenza, quelli di essere presi, usati, spremuti e buttati via.